Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come sapete, se avete visto i miei video precedenti e se mi seguite su Instagram, sapete che sono alle Maldive, quindi il background è la mia stanza in questo momento, appunto qua alle Maldive, siamo sull'acqua. Penso che il video dopo di questo sarà un room tour, perché devo assolutamente farvi vedere, ragazzi, questa, cioè, è una villa gigantesca sul mare, sull'oceano indiano, con questo mare splendido, cioè è una cosa indescrivibile, quindi devo assolutamente farvi il room tour. E davanti a me in questo momento ho questa vista spettacolare, ma questo video non sarà dedicato alle Maldive in particolare, ma a cosa ho portato con me qua in vacanza, in particolare naturalmente tutto quello che ha a che fare con il beauty, la skincare e anche qualche accessorio fashion, perché vi avevo menzionato se vi sarebbe potuto interessare un video del genere, mi avete scritto in tantissimi di farlo, quindi eccoci qua. Naturalmente in questo video sono completamente struccata perché, ragazzi, sono al mare, andiamo a fare snorkeling, forse poi andiamo a fare un giro con il kayak completamente trasparente, quindi non sono truccata, i miei capelli sono pieni di salsedine e non sono assolutamente sistemati, quindi appunto perdonatemi, ma quando sono alle Maldive o comunque in una località balneare, questo è quello che mi piace fare. Direi di iniziare con il primo beauty case, che sarà appunto soltanto il primo di una lunga serie, cioè non lunghissima, ma ne ho diversi. Come potete vedere, ho questo beauty case che è di Victoria's Secret ed avrà tipo, non lo so, 7 anni, una cosa del genere. Volevo acquistare quello di Louis Vuitton, che mi piace un sacco, può darsi che lo acquisterò, ma il fatto è che quando viaggio e imbarco il bagaglio non voglio mai che ci sia nulla dentro di valore. Sapete insomma il perché, quindi sconsiglio a tutti di mettere oggetti di valore, qualsiasi cosa di valore, nel bagaglio che imbarcate, e non fatevi fregare dal fatto che ci mettete il lucchetto, ragazzi, perché il lucchetto in realtà attira ancora di più i ladruncoli che purtroppo a volte lavorano in aeroporto. Anch'io avevo il lucchetto quando mi è stata aperta la valigia, sappiate che la aprono benissimo e velocissimo comunque, quindi non consiglio, è sempre meglio appunto evitare il lucchetto, perché così non si attira l'attenzione e comunque in ogni caso non mettere niente di valore. Ma appunto vediamo che cosa c'è all'interno, questo è pesantissimo, ragazzi, e naturalmente mi porto sempre dietro un sacco di roba, forse troppo, ma per me è lo stretto indispensabile. Vi faccio vedere un po' a random quello che esce da beauty case senza un particolare ordine. Allora, primi prodotti sono questi due, che sono in realtà entrambi prodotti per capelli. L'Olaplex numero 6, ragazzi, questo è un prodotto magico che è eccezionale anche se avete i capelli molto sottili, perché è una crema idratante che però non li appesantisce e non li rende unti, e se avete i capelli sottili sapete che qualsiasi olio, qualsiasi balsamo senza risciacquo tende ad appesantirli e quasi me li fa diventare, appunto, sembrano sporchi perché si vede che sono troppo unti, anche se applico pochissimo prodotto. Ecco, con questo non succede affatto, ne applico una noce molto abbondante quando lavo i capelli, e specialmente adesso che sono qui in vacanza, comunque i capelli con il sole, il sale si stressano, e non potevo fare a meno di questo, super super consigliato. Da quando l'ho provato non posso più farne a meno e non conto più ormai i flaconi di quanti ne ho usati, penso sia tipo il quinto, sesto, una cosa del genere. Questo invece, che purtroppo sta per finire, ne ho ancora pochissimo, ma immancabile quando viaggio, ed ho la versione piccolina appunto che avevo comprato. Questo è Los Angeles, non so se esista anche da noi, il brand che era Stase naturalmente sì, ma non so se questo prodotto in questa travel size esiste da noi, ma è fantastico, è uno shampoo secco, rinfrescante, ne basta veramente pochissimo per togliere l'effetto unto sulla radice dei capelli, contiene anche vitamina E, quindi è anche un trattamento per i capelli, oltre che fare benissimo il suo dovere di shampoo secco. Poi, per quanto riguarda la skincare, primo prodotto è lui, questo è il detergente di Yepoda, anzi Yepoda, chiama The Bubble Double, è un detergente delicato, schiumoso, ma appunto super super delicato. Conoscete ormai i prodotti Yepoda se mi seguite da un po', perché li adoro, ne parlo ormai appunto da un bel po', anche di questo non conto più i flaconi che ho utilizzato, sarà tipo il quinto, una cosa del genere. Sto veramente adorando questo brand, è skincare coreana, capisco perché sono molto famosi questi prodotti, perché tutti ne parlano, perché ragazzi, anche sulla mia pelle, che lo sapete, permalosissima, non funziona
funziona niente sulla mia pelle. Con questi mi sto trovando benissimo. Vi faccio vedere quest'altro che è il che è lo struccante, è un balsamo struccante, utilizzo per struccare il viso prima lui e poi il detergente. Questo si chiama The Calm Balm, è appunto un balsamo, anche di questo ne ho utilizzati ormai tantissimi perché è tipo un anno e mezzo che utilizzo Yepoda, e questo è appunto un balsamo struccante, ne basta pochissimo. Vado a, prima lo passo così sulle mani, diventa tipo un olio molto molto morbido, ma anche questo estremamente delicato, e poi vado a struccare tutto il viso, anche gli occhi, le labbra, e può struccare appunto tutto il viso. Mi piace perché non secca la pelle, è nutriente e mi toglie tutto il trucco con una piccolissima noce di prodotto. Poi, allora, vabbè, questo deodorante è il Dove Invisible Dry. Ragazzi, questo è, non è un deodorante particolarmente fancy, particolarmente figo, ma io utilizzo Dove da, non lo so, 15 anni ed è uno dei migliori deodoranti secondo me, non lascia segni anche sui vestiti scuri, prendo quello appunto fatto apposta che non lascia segni. Contiene anche crema idratante, non mi secca la pelle, non mi dà irritazioni e le ascelle profumano. Questa è la cosa importante. Poi, sempre skincare coreana, Yepoda, ho portato sia la crema giorno che la crema maschera per la sera. La crema giorno è leggera, si assorbe molto in fretta, si chiama The Make My Day Cream, e poi la versione notturna invece, che è alla lavanda, ragazzi, è un profumo buonissimo, si chiama The Midnight Magic, e questa invece è più idratante, più nutriente, appunto va lasciata agire per tutta la notte. Naturalmente dovevo portare un prodotto perché comunque la pelle con il sole, il sale, si secca, si stressa molto, quindi dovevo portare un prodotto che me la lasciasse morbida, idratata, che agisse durante la notte, così la mattina è super super morbida, perché la sera tende ad essere un po' secchina stando così tante ore nell'acqua con il sale eccetera. E poi, sempre di Yepoda, ho portato anche l'SPF, questo è di SPF BFF, lo conoscete, è un prodotto che adoro, ha anche una leggera colorazione, quindi mi uniforma la pelle del viso, perché io ho sempre rossori anche in questo momento, quindi mi aiuta un sacco. E poi la cosa che mi piace naturalmente è che è fattore protezione 30, quindi fattore protezione alto, oltre a fare effetto barriera dal sole è anche idratante, quindi ha una doppia, diciamo, funzionalità, è sia una crema idratante che un SPF. Spero che lancino anche la crema corpo di questa linea, perché è favolosa e mi piacerebbe un sacco averla, non so se esisterà mai, però Yepoda, se puoi, per favore, fai anche la crema corpo. Yepoda mi ha lasciato un codice sconto per voi che è del 35%, però ragazzi, ha una durata limitata, mi raccomando, e ve lo lascerò qua in sovraimpressione, è Nicole35. Ricordatevi cosa eccezionale che pochissimi, cioè si contano sulle dita di una mano, pochissimi brand hanno, cioè la garanzia di rimborso totale entro 30 giorni, quindi questi prodotti, se non vi piacciono, potete essere rimborsati entro 30 giorni del totale che avete speso, quindi appunto questo penso che significhi molto per quanto riguarda la serietà di un brand. Poi, allora, ho portato crema mani, ho portato questa di Chanel L'Ovetto, e l'ho portata in particolare perché ormai l'ho quasi finita, quindi è molto leggera, cerco sempre di stare più leggera possibile nel beauty case quando viaggio, e questa è la On Hand Cream, è la versione, non quella rich, quella più idratante di Chanel, ma è la versione classica. Vi devo dire onestamente, preferisco la versione rich. Questa però era presente nel calendario dell'avvento di Chanel, che come sapete non è stato proprio il prodotto più apprezzato di questo brand, il lancio più apprezzato di Chanel, diciamo, ecco. Quindi se mi avete seguito nel mese di dicembre lo sapete quando abbiamo spacchettato, però sì, è comunque un'ottima crema ed ho deciso di portarla con me, anche se vi devo dire non sto usando qui tantissima crema mani. Sto usando molto di più invece la crema per i piedi, ho portato questa di Diego Dalla Palma, di questa avevo anche il full size, l'ho finita perché per i piedi, ragazzi, è eccezionale. Ha un leggero effetto esfoliante. La mia amica, che è dermatologa, quando ha letto gli ingredienti mi ha detto usa questa sui piedi che è fenomenale, e aveva ragione. Ho finito
due full size, in realtà non uno, ho finito due full size, però mi è rimasto questo piccolo piccolo travel size che faceva parte in realtà di un set con più prodotti. Questo era appunto lo step 0, sempre di Diego Della Palma. Ragazzi, questa è una delle maschere labbra migliori al mondo che io abbia mai provato, è super super densa, questa è nuovissima ed è fa parte della linea tutta dedicata alle labbra di Diego Della Palma che io sto adorando, si chiama Repair My Lips, l'applico la sera. Ragazzi, è super 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 densa, ne basta pochissimissimissimissima, veramente una puntina minuscola, tipo durerà secoli, ma è ottima sia per nutrire bene le labbra, appunto la lascio in posa tutta la notte, la mattina ho le labbra belle morbide, ma è anche fantastica da utilizzare come gloss, perché sopra una matita oppure un rossetto opaco, se vogliamo dare quell'effetto molto molto shiny e lucido, questa ho scoperto che è fantastica. Sempre di Diego Della Palma, capelli miei, sempre di Diego Della Palma, ho portato con me, sì, io lo so, vado alle Maldive, porto con me l'auto abbronzante, però ragazzi, lo sapete, io devo proteggere la mia pelle, mi scotto, è pericolosissimo il sole su di me, che sono fototipo 2, e quindi imbroglio un po', diciamo così, applicando l'auto abbronzante. Ho finito, questo è il 10-10 Mix, appunto di Diego Della Palma, ho finito la versione viso di questo prodotto, favolosa, e adesso sto utilizzando la versione corpo, che però applico anche sul viso. Poi, sempre skincare, ho portato con me anche uno scrub, e questo è di Clinique, è il 7 Day Scrub Cream, piccolino ovviamente, modello travel size. L'ho utilizzato molto spesso, per me gli scrub meccanici non sono esattamente la cosa migliore, quindi devo stare sempre molto 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 delicata quando li utilizzo, però quando ho pellicine eccetera, questi sono il salvavita, perché in un attimo me le tolgono tutte. Altro prodotto skincare, ho portato la crema occhi, anche questa è di Clinique, questo è un full size, ma adoro questa crema, si chiama Smart Clinical Repair ed è una crema appunto per il contorno occhi, correggi rughe la chiamano, devo dire è molto molto nutriente e mi piace un sacco, la uso quasi sempre la sera, perché appunto io la sera ho questa skincare routine in cui mi piace abbondare, ok, con i prodotti, nel senso che voglio utilizzare sempre prodotti molto nutrienti in modo da lasciarli agire durante la notte e poi mi sveglio la mattina con la pelle super morbida, è fantastico. Poi ho due mini size, due mini profumini, questo è il J'adore di Dior che ho finito ho finito in questi giorni qua, ma ne ho portato un altro perché sapevo che mi sarebbe durato forse per due o tre giorni. Non è il mio profumo preferito il J'adore, però è un ottimo profumo, secondo me, soprattutto da sera. Ho anche il full size a casa, ma ovviamente questo era fantastico, anche questi erano presenti, no, questo mi sa che mi è stato regalato quando ho fatto un acquisto, forse era presente anche lui nel calendario dell'avvento, non ne sono sicura, però come potete vedere questi calendari dell'avvento, quando li spacchettavo ve lo dicevo, sono fantastici i mini size, perché poi quando viaggio mi tornano super 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 utili, e infatti è così, appunto questo l'ho già finito, e poi ho portato il, scusatemi la pronuncia francese che ovviamente sarà sbagliata, Dior, correggetemi voi che sapete francesisti, correggetemi, non è assolutamente tra i miei profumi preferiti, però è un ottimo profumo, questo è anche più da giorno secondo me rispetto al J'adore che è un po' J'adore che è un po' più appunto serale, notturno. Con la crema occhi in realtà volevo farvi vedere anche questo applicatore con la punta in acciaio, che è fantastico per applicare la crema occhi perché fa un massaggio drenante naturalmente. State sempre attenti con questi applicatori ad andare super 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 leggeri, perché la zona del contorno occhi è estremamente delicata, però applicarla con questo, che in realtà era della crema occhi di La Mer, ma questi applicatori, quando finite le creme occhi ma vi rimane l'applicatore, non buttatelo mai, teneteli, perché sono eccezionali e si possono utilizzare in realtà con qualsiasi crema occhi, non solo con quella di La Mer, ma appunto fare questo massaggio drenante aiuta a sgonfiare le borse, e io ne soffro parecchio, non ho tantissime occhiaie scure, però le borse sì, la mattina sono tipo tutta gonfia, e questo è un salvavita, lo uso appunto soprattutto la mattina, quasi mai la sera. Immancabili anche i miei sieri ciglia, ragazzi, non posso andare da nessuna parte senza i miei sieri ciglia, lo sapete il segreto delle mie ciglia lunghissime e scure, perché ragazzi adesso sono nere in confronto al colore naturale che ho io, che è tipo
castano chiaro biondo, e questo è il Revitalash. Lo conoscete, ve ne ho parlato tantissimo, è pazzesco, va applicato sull'attaccatura delle ciglia, appunto lungo tutta la palpebra, le allunga, le incurva, le rende più scure, è fenomenale. E poi ho portato anche questo che è il Brow and Lash Tox. Di questo però mi si è staccato lo scovolino però questo l'ho sempre applicato e continuo ad applicarlo, anche se appunto l'applicatore non è ideale, ma continuo ad applicarlo solo sulla punta, lunghezze punte delle ciglia e sulle sopracciglia, perché questo appunto è fatto anche per le sopracciglia. Naturalmente immancabili pinzette ho sempre il terrore di dimenticarle, ma eccole qua. Elastici per capelli, come se non ci fosse un domani, ne ho altri tipo tre da qualche parte. E poi immancabile anche l'anti zanzare, anche se vi devo dire la verità, qui alle Maldive non ci sono mai tante zanzare, ce ne sono molte di più tipo a Trieste però una m'appunto, ed ho portato l'anti zanzare semplicemente. Questo è con quanta più concentrazione possibile di veleno, non lo so, comunque è super strong, ha un odore terribile, è veramente pessimo l'odore, però fa il suo dovere e questo è quello che importa. Io mi immergerei nel veleno, ve lo giuro, basta che non mi pungano le zanzare. Poi sempre per quanto riguarda i capelli ho portato questi due campioncini, uno è shampoo, l'altro è maschera, 91 e 92% di ingredienti naturali, questi sono di Mulac. Anche questi sono due travel size, shampoo e balsamo, e sono di Balmain. Anche questi erano presenti, tutte le cose che ho oggi sono facevano parte di un calendario dell'avvento. Avevo preso anche il calendario dell'avvento di Balmain, se vi ricordate, e questi appunto li ho trovati all'interno. Li ho usati solo un paio di volte, ma tutto sommato non mi sembrano male. Altra cosa che ho portato, che non posso non farvi vedere perché anche senza questo sarei tipo ovviamente persa, è il rasoio o questo Venus di Gillette, che ce l'ho da secoli veramente e continua ad essere fantastico per la mia pelle perché non mi crea irritazioni, anche se non applico creme gel da rasatura prima. Arriviamo ai solari, ho un altro beauty case dedicato ai solari e vi faccio vedere quelli che ho portato, a parte la crema viso Yepoda che già avete visto. Ho portato allora due solari per il corpo, eccoli qua, sono degli oli SPF, però olio, ma sono ad SPF altissimo, sono della ISDIN, questo è fattore protezione 50 e l'ho quasi finito, ne manca veramente pochissimo. Questo è, una volta finito questo inizierò ad utilizzare questo che è fattore protezione 30, questo è il Hydro Oil, come sapete la protezione 30 basta riapplicarla più spesso ed è come la protezione 50, insomma, quindi se in mancanza della protezione 50 basta applicare leggermente più spesso la protezione 30 e la protezione è uguale, è la stessa. Vi dirò, mi trovo molto bene con questi solari, essendo olio pensavo non fossero resistenti all'acqua, invece sono resistenti all'acqua e non mi sono assolutamente ustionata, quindi direi che sono ottimi, perché il sole delle Maldive, credetemi, non scherza sulla mia pelle, non scherza. Poi ho portato questo per la cura dei capelli, ma l'ho messo con i solari perché mi aiuta a proteggerli dalla salsedine, e questo è il Premier Hyper Intense di Goran Wieler, è una schiuma super idratante che contiene aminoacidi, l'applico sia prima di entrare nel mare che poi una volta uscita, tipo se mi si forma qualche nodo eccetera vado ad applicare lei, e poi pettino bene i capelli, non si spezzano perché è super idratante, li ammorbidisce molto molto bene. Questa è una spuma senza risciacquo. Altri solari, questi sono per il viso, della ISDIN, ho portato la Fusion Water, sia la versione semplice che la Fusion Water Color, questa naturalmente in versione light, cioè sia la versione light che la versione dark, o forse sia light che medium che dark, non lo so, io uso la light, questa ha una leggera colorazione, un po' effetto BB cream se vogliamo, e sono entrambe fattore protezione 50. E poi per quanto riguarda invece le labbra, ragazzi, Diego Dalla Palma ha fatto questi rossetti con fattore protezione 50, in realtà sono dei balsami colorati però lasciano colore sulle labbra, si vedono, e appunto la figata è che tu applichi il rossetto ma allo stesso tempo proteggi le tue labbra. Ce ne sono in quattro diverse colorazioni, la mia preferita è questa
rosata ed è la numero 123, veramente fantastico, protezione 50+. Sempre nel beauty dei solari, questo non è un solare ma è un doposole, è il doposole migliore al mondo ragazzi, è il gel all'aloe vera, questo è di Love Care ed è aloe vera al 99,9%, è fantastico. Come dopo sole non c'è assolutamente niente di meglio. Non può mancare poi la spazzola per i capelli, da quando ho l'extension devo utilizzare soltanto questa che è fatta appunto per i capelli con l'extension, ha le fibre naturali molto corte, poi quelle di nylon un pochino più lunghe. Per quanto riguarda invece il make up, perché naturalmente ho portato anche i trucchi, perché la sera mi sono truccata ogni sera, adesso che ci penso, sì, mi sono truccata ogni sera per andare a fare l'aperitivo a cena e vi faccio vedere quello che ho portato. Allora, prima cosina, naturalmente la Beauty Blender, ragazzi, immancabile. Questa sembra più una forma di formaggio Emmental per quanti buchi ha, però continua ad essere perfetta per l'applicazione. E poi una cosa che vi consiglio se viaggiate spesso, per quando andate da qualche parte, è un porta Beauty Blender da viaggio, lascia respirare la Beauty Blender perché è traforato ed è ottimo. Non sapevo mai dove metterla quando viaggiavo, poi ho visto che vendevano questo, penso di averlo preso in Italia, quindi sicuramente potete trovarlo, è super 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 consigliato davvero. Poi mascara, ho portato questo di Yves Saint Laurent, questo è il Lash Clash, mi piace tantissimo questo mascara. Allora, fondotinta ne ho portati due, in realtà ho portato quello di Diego Dalla Palma, è il nudissimo matte, quindi per pelli miste grasse, e in colorazione 243C, ma sono felice di dirvi che con tutto l'autoabbronzante che ho applicato il 243C è un pochino troppo chiaro per me in questo momento. E poi ho portato anche il Clinique Anti Blemish Solution, io adoro 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 questo fondotinta, copre il giusto, lascia la pelle perfetta, non si vede addosso ma non fa effetto troppo finto, veramente mi piace un sacco e lo sto utilizzando adesso che appunto sono abbronzata, perché in inverno questa colorazione è decisamente troppo scura per me, è la 02 Fresh Ivory. Terra e blush, ho questi due super mini travel size della Hoola di Benefit e del Dandelion Blush, li conoscete, io adoro la Hoola. Eccola qua, e questo è il Dandelion Blush, un rosa molto molto chiaro. Questi sono imbattibili come travel size, occupano pochissimo spazio, sono super super leggeri. E poi sempre travel size ho il Dandelion Twinkle, l'illuminante. Poi come base per il trucco ho portato due prodotti diversi, c'è il classico The Pore Professional di Benefit, la versione classica, adoro questo prodotto, ed ho il travel size che è piccolino e leggero. E poi altro prodotto che ho portato è l'Instant Smooth di Clarin, anche questo era nel calendario dell'avvento, ed è una base opacizzante che va a minimizzare l'effetto dei pori, è veramente fantastica, e applicata prima del fondotinta rende l'applicazione del fondotinta molto molto più semplice e veramente ti leviga la pelle, è pazzesca. Penso che una volta finito questo comprerò il full size, perché veramente mi ha colpito un sacco questo prodotto. Poi correttore ho il Boeing di Benefit, che ragazzi non esiste neanche più in questa confezione qua, ma lo utilizzo solo per i viaggi e quindi ce l'ho ancora ed è fantastico in realtà come correttore, sia per le occhiaie che per i brufoletti, che non ho in questo momento, però per le occhiaie, la zona del contorno occhi, per gli arrossamenti, quelli invece non mancano mai, è fantastico. Poi adesso vi metterete a ridere, io lo so, ma siccome ogni volta che vado da qualche parte porto la matita sopracciglia e poi irrimediabilmente la finisco e rimango senza, stavolta ne ho portate tre, perché queste matite non riesci mai a capire quanto prodotto c'è ancora all'interno, quindi per essere sicura di non restare senza ne ho portate tre, non una, non due, tre. Una è di Nabla, e la Brow Divine. Poi ho portato Diego Dalla Palma, la matita sopracciglia alta precisione, e poi di Banana Beauty la Shape Me. Tutte e tre sono in colorazione taupe, quindi un marrone freddo. Matita occhi ho portato la mia preferita di sempre, questa è di Victoria Beckham, è il Satin Casual Liner. Questa matita, ragazzi, tipo carboncino, lascia una linea
linea super nera, super definita ed è morbidissima. E poi ho portato l'eyeliner, questo è di Too Faced, è il Better Than Sex. Mi piace molto sia il mascara sia l'eyeliner di questa linea. Palettina di ombretti che però non ho utilizzato, in realtà sto mettendo soltanto il mascara sugli occhi, ma ho portato questa che è super versatile, sempre di Victoria Beckham tra l'altro, ed è questa palettina a 4 colori. C'è un marrone chiaro, un marrone più scuro molto intenso, un rosato molto naturale e poi un nude un pochino più beigeolino. Con questo riesco a fare sia un trucco naturale che uno smokey eye, insomma praticamente sia un trucco da giorno che un trucco da sera con una palettina così piccolina. Quindi quando viaggio spesso e volentieri la porto con me. Cipria piccolina, anche questa da viaggio, questa l'ho presa a Los Angeles se vi ricordate, è di One Size della Ultimate Setting Powder, è una cipria trasparente, per non rovesciarla, una cipria trasparente, super 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 sottile, anche questa non si vede addosso, però vi devo dire che ho fatto per sbaglio, non le faccio mai le foto col flash, per sbaglio ho fatto una foto col flash e ragazzi mi ha fatto effetto Nicole Kidman, effetto bianco, quindi ottima come cipria, ma se dovete fare foto col flash decisamente sceglietene un'altra. Primer occhi, ho portato la Shadow Insurance di Too Faced, anche questa naturalmente in versione mini, e sempre in versione mini setting spray ho portato il The Professional Super Setter di Benefit. Per le labbra ho portato diverse cosine, ho portato la matita Belen per Diego Dalla Palma numero 50, questo è un rosato freddo, diciamo abbastanza scuro, non troppo scuro su di me, in realtà probabilmente su una persona con una carnagione media sarebbe tipo un nude normale, su di me risulta abbastanza scuretto, ma è un colore comunque che mi sta molto molto bene perché appunto ha un sottotono freddo e rosata, e spesso mi chiedete che rossetto indosso quando indosso in realtà questa che è una matita. Altra matita labbra, ho portato questa di Wycon, è la Fierce Stroke, anche questa bellissima, un po' più chiara, anzi parecchio più chiara rispetto a quella di Diego Dalla Palma, anche questa risulta molto naturale su di me e mi piace un sacco. E poi questa è forse la mia matita preferita veramente di tutti i tempi per le mie labbra, la colorazione è perfetta, infatti guardate quanto mi è rimasto di questa matita, pochissimo veramente. Adoro il rossetto Pillow Talk di Charlotte Tilbury e adoro altrettanto la matita labbra. È un po' una via di mezzo, se vogliamo, tra le colorazioni delle altre due come intensità e un rosa medio che appunto su di me mi piace un sacco. L'unico rossetto che ho portato è questo rossetto opaco di Vanessa Ziletti, questo è in colore Daydreamer, è un liquid matte ragazzi, su di me è fantastico, applicato appunto va lasciato asciugare per qualche minuto, dopodiché diventa no transfer, opaco, perfetto, anche se vado a cena poi rimane lì fermo, immobile. E sempre per le labbra, questo però non è colorato, è un balsamo labbra idratante trasparente di Chanel, questo lo applico come primer labbra. Prima, lo conoscete in realtà perché lo uso spesso nei miei video, lo applico prima di applicare matita oppure rossetto perché va ad idratarle, ma ha un effetto opaco, quindi non me le rende lucide, che quando voglio applicare un prodotto labbra opaco appunto è l'ideale. E poi, siccome questo video sta diventando lunghissimo veramente, scusatemi, volevo farvi vedere però anche le borsette che ho portato con me, che so che vi interessa sempre. Allora, prima borsetta che ho portato con me, questa la porto sempre quando porto anche abiti eleganti così perché ci sta molto bene, è la mia mini Chanelina, questa è quella vintage, si può portare sia a tracolla che semplicemente sulla spalla, molto molto elegante, dorata, io la adoro, anche se ovviamente ragazzi, ovviamente all'interno non ci sta niente, non ci sta neanche il mio cellulare, è proprio il minimo indispensabile, proprio rossetto, specchietto, chiave della stanza e basta, però sinceramente altro qui non mi serve. Sempre da sera ho portato anche la mia Saint Laurent, molto molto bella, leggermente più grande rispetto a quella Chanel dorata, ci sta
forse una cosina in più, ma anche qui il cellulare, cioè se inserisco il cellulare qua dentro poi non mi sta nient'altro, ecco, quindi anche questa come spazio molto molto ridotto, però è bellissima ed è una delle mie borsette da sera preferite, appunto logo dorato, catena dorata, per me è stupenda, anche se ce l'ho da un sacco di tempo e tipo tutti i bordi sono leggermente rovinati, vi avevo parlato di questo problema, ma posso sempre portarla a rifare appunto i bordi. Poi altra borsa che ho portato è questa è decisamente più da giorno ed è la anche questa Saint Laurent, ed è una borsa molto estiva, molto da mare, da spiaggia, da vacanza. L'ho acquistata questa qualche mese fa e parecchio nuova, una delle ultime borse che ho acquistato, e qui ci sta decisamente più roba e appunto voglio sfruttarla più possibile durante la stagione estiva, adesso che in realtà non è più stagione estiva ad Amsterdam, ma qui alle Maldive decisamente sì, quindi sì, ho voluto portare anche questa. E poi ne ho portata soltanto ancora una, che è la borsa da spiaggia, che però in realtà non sto utilizzando perché andiamo in spiaggia praticamente senza niente, ma ho portato anche questa, che è la Chanel, che appunto io utilizzo come borsa da spiaggia, ma può essere anche una borsa da viaggio, siccome però è fatta tutta in tessuto non può rovinarsi se si bagna, e quindi mi piace portarla quando vado al mare o da qualche parte in vacanza, o comunque dove fa caldo e si va al mare. E questo, mia family, è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Appunto, quello dopo sarà sicuramente l'home tour e aspettatevi una stanza da sogno, quindi io vi mando un bacio enorme. Come al solito non può mancare il nostro abbraccio finale, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Io vi aspetto al prossimo video, cerco di caricarli alle 17:30, ma tra internet, fuso orario, non è facilissimo, però sì, il prossimo video sarà l'home tour. Bacio grandissimo, a presto, ciao!